Si chiama Portale delle Memorie ed è la mostra inaugurata il 4 novembre nel Salone Nobile di Palazzo Gradari a Pesaro. Ideata dalla Fondazione Nastro Azzurro, coordinata dal Consiglio Provinciale di Assoarma, la mostra presenta documenti, cimeli, racconti di vita vissuta, ricordi degli eventi storici e di personaggi di rilievo della provincia di Pesaro Urbino. Il tutto attraverso un percorso storico che va dalle guerre risorgimentali alla proclamazione della Repubblica, perché ogni frammento è un valore da salvare e tramandare. Abbiamo avuto questa idea partendo da un vecchio progetto che era di un vecchio presidente che era Luigi Leonardi. Il figlio Alfredo Leonardi poi ha pensato di portare avanti il progetto. Il Nastro Azzurro cos'è? Il Nastro Azzurro è un'organizzazione che associa tutti i decorati militari delle varie guerre, solo che oggi come oggi i decorati militari purtroppo sono sempre di meno, perciò fanno parte del Nastro Azzurro i parenti o i soci anche che non hanno nella loro parentela decorati, che sono sostenitori del nostro progetto. Il nostro progetto si chiama Portale delle Memorie, inizia con una mostra che è una mostra che promuove il vero e proprio omonimo progetto, che è un sito internet con anche delle derivazioni sui social, ed è un progetto che vuole recuperare oggetti, ricordi, memorie, documenti che le persone normalmente della provincia di Pesaro Urbino hanno chiuso nei cassetti, nelle soffitte, nei bauli e che tendono a disperdersi e a perdersi. Perciò noi vogliamo raccogliere queste memorie, questi documenti, renderli pubblici in modo da poter interessare anche i giovani, perché nel nostro portale ci sono delle innovazioni tecnologiche come le visite virtuali ai musei, come la possibilità di navigare in modo interattivo fra persone, luoghi, avvenimenti e cose di questo genere. La mostra è stata inaugurata sabato 4 novembre alla presenza del prefetto Emanuela Saveria Greco e del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. L'esposizione proseguirà fino al prossimo 12 novembre 2023. Non avete idea di quante persone nella provincia di Pesaro Urbino hanno cose di questo genere, documenti, fotografie, lettere, oppure ci possono raccontare. Noi facciamo delle video interviste, ci raccontano cosa hanno vissuto loro durante un bombardamento, durante lo sfollamento, nella vita che durante la guerra che si teneva in città, in campagna. Questo ci interessa a noi, non disperdere queste memorie, far sì che anche i giovani, che adesso sono poco interessati probabilmente, tranne alcuni, possano avere la possibilità di fruire e di conoscere anche la storia della propria famiglia. Perciò l'invito nostro è a collaborare con il nostro progetto. Il portale del progetto, l'indirizzo URL è www.portaledelememorie.it.